Questo programma è realizzato in collaborazione con Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta. In via Cupa Filetti a Battipaglia. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Fatti e Dintorni, nuova settimana, nuovo incontro, vecchia conoscenza, anche se era davvero tantissimo tempo che non lo avevamo in studio con noi. Sto parlando di Gerardo Motta, benvenuto. Grazie, ben trovato. Capo gruppo di Speranza per Battipaglia, ma insomma lo conosciamo da tanto tempo anche per i ruoli svolti precedentemente anche in amministrazione. Gerardo Motta, sicuramente un momento difficile, delicato, importante per la città di Battipaglia e per la Piana del Sele. Recentemente ci siamo visti al Consiglio Comunale di Eboli, in cui c'è stato un suo intervento. Qual è la sua posizione in merito? Ma la mia posizione è piuttosto chiara. Io da diverso tempo ho chiarito che il nostro territorio, quando parlo di territorio parlo della Piana del Sele, non può diventare l'eccellenza dell'immondizia. Tutta la stima, l'affetto per coloro che dall'alto pensano di calare determinate scelte sul nostro territorio, ma è ora, e lo hanno dimostrato, io li ringrazio. Ringrazio quelle 10-12 mila persone di Battipaglia, quei tanti giovani, le associazioni, che finalmente forse hanno capito l'importanza della coesione sociale, che mette da parte le appartenenze politiche, mette da parte le simpatie e le antipatie. Quando c'è da fare una battaglia seria come quella che stiamo portando avanti, ecco, non ci devono essere assolutamente confini. Io ringrazio i battipagliesi, tutti, e li prego di non mollare, di guardare avanti e soprattutto di avere sempre contezza di quello che accade sul territorio. Per troppi anni il nostro territorio è stato mortificato. Tutti si vantano del nostro territorio per la quarta gamma, per la mozzarella, per tutta una serie, per il turismo sulla fascia costiera, però se non stiamo attenti, fra poco diventiamo l'eccellenza dell'immondizia. Battipaglia ha già dato, Eboli ha già dato, credo che è di oggi la notizia dell'incontro ufficiale di domani di tutti i sindaci del comprensorio, con il governatore, con il vicegovernatore della Regione Campania, con il quale abbiamo avuto, anche se diciamo da un po' di tempo, divergenze sulla visione di questi impianti di compostaggio, impianto STIR, saranno sicuramente ad alta tecnologia, saranno sicuramente i migliori, però noi abbiamo già dato. Credo che il Consiglio Comunale di Eboli l'altra sera, dove lei era presente, ha sancito una cosa importantissima. Se è necessario potenziare, per quello che è possibile, il sito di compostaggio di Eboli, ma per far sì che i rifiuti del nostro comprensorio, e basta, rimangano sul nostro territorio. Per il resto ci dispiace per gli altri, ma devono organizzarsi in modo diverso. Però cerchiamo di capire bene, no? Sì. Anche perché sappiamo che Motta non ha peli sulla lingua. Quindi cerchiamo di capire come è notorio. Non si sa. Come si è arrivati a questo? Cioè, abbiamo già questa problematica importante da anni, no? Di questi maleodoranti, certo, odori, appunto. Perché innanzitutto non si è riusciti a capire, a determinare da dove provengono e a fermarli? Uno. Due, non è possibile che venga fuori adesso questa storia del silo di compostaggio. Sicuramente qualcuno doveva sapere. E chi sapeva perché non ha fatto nulla? Ma diciamo che la storia parte da lontano. Io voglio ricordare che già nel 2002 fu siglato un accordo con la Regione Campania, con Alfredo Liguori sindaco, io a quell'epoca ero presidente del Consiglio Comunale, e siglammo questo accordo con la Regione. Dopo la costruzione dell'ora CDR, divenuto poi STIR, sul territorio di Battipaglia non sarebbe arrivato più un chilo di immondizia rispetto a quello che già ci avevano assegnato. Purtroppo i fatti, la storia ci insegna che poi non è stato così. Ci siamo ritrovati oltretutto in un periodo di vacatio politica con i commissari prefettizi, che hanno le loro colpe rispetto a tutta una serie di cose, però purtroppo fanno i commissari prefettizi.
La verità è che noi la conosciamo. Non voglio sparare sulla Croce Rossa perché per me sarebbe la cosa più semplice. L'ho detto prima, in questa battaglia siamo un unicum, siamo tutti dalla stessa parte, dando forza anche a questa amministrazione, che non è la mia amministrazione, né mia né degli altri amici dell'opposizione, però in modo responsabile noi dobbiamo far sì che si scongiuri questo ulteriore pericolo. Certamente diventa complicato e complesso nel momento in cui ci si insede nel mese di giugno non mettere mano, non andarsi a leggere il Burk di 1500 pagine, dove Battipaglia viene citata per ben 270 volte. Non c'è purtroppo sul nostro territorio alcun rappresentante parlamentare a livello regionale che si faccia carico dei problemi del nostro territorio. Ecco, tutto questo insieme di cose ha determinato quello che sta accadendo. Non voglio scendere nei dettagli, non è il momento, ripeto, siamo qui per combattere una battaglia per la legalità sul nostro territorio, per la salute dei cittadini. Poi è chiaro che nei tempi e nei momenti giusti affronteremo anche il tema delle responsabilità, che non è possibile trovarsi tra capo e collo, dalla sera alla mattina, decisioni così importanti, senza che nessuno, sottolineo nessuno, da parte dell'ente abbia mosso un dito contro. Però ripeto, oggi parliamo del passato, guardiamo avanti e vediamo, diciamo, io vedo anche con grande fiducia, lo voglio dire, a questo appuntamento di domani. Significa che quello che i cittadini di Battipaglia insieme a noi, tutti quanti insieme, anche i cittadini di Ebro, i giovani dei licei, delle scuole, che io ringrazio tutti, diciamo, queste operazioni hanno sortito il loro effetto. Il governatore si è reso conto che forse quel piano va rivisto. Noi ci auguriamo ed auspichiamo che domani, alla presenza di tutti i sindaci, ecco, si raggiunga, diciamo, un intento complessivo sul nostro territorio per la tutela di quello che esiste, ma soprattutto per il futuro dei nostri giovani, perché continuando in questo modo, noi da qui a 15 anni lasceremo questo territorio alle future generazioni devastato completamente. Ma un controllo, diciamo, pressante, ecco, su siti privati, su STIR, sul sito di compostaggio, perché io non riesco a comprendere, Motta, com'è possibile che non si possa entrare nel merito e capire questi odori, questi miasmi, perché se ci sono dei miasmi vuol dire che c'è un problema. Guardi, questo mi hanno spiegato. Lei tocca un tasto delicatissimo, i controlli. È di questi giorni una giusta dell'indagine da parte della DDA di Salerno, dove circa 20-22 persone sono state indagate per tutta una serie di meccanismi legati alla gestione dello stile, alle gare d'appalto, trasporto, tutto quello che, diciamo, è il mondo di quell'impianto qui a Battipaglia. Quindi voglio dire, è chiaro che i controlli chi doveva fare non li ha fatti. Se ci siamo ritrovati che lo stile di Battipaglia, i filtri intasati, tubazioni rotte, balle del 2005 ancora a terra, allora significa che non c'è stato interessamento da parte di nessuno. Quantitiamo voi eravate nelle precedenti amministrazioni, io voglio ricordare che lo STIR non è comunale, lo STIR è provinciale. Voglio ricordare tutti gli anni di commissariamento che abbiamo avuto, quindi chi era preposto a impegnare queste persone sui controlli, a far sì che si rispettasse la legge, erano altri, non eravamo noi. Quindi, perché poi quelli dello STIR dicono che sono di compostaggio, i sito di compostaggio dicono che sono privati, privati, certo, dicono che è lo STIR. Certo. Noi, voglio dire, anche sul nostro territorio abbiamo una serie di aziende molto importanti che lavorano rifiuti a vario titolo e che quindi creano occupazione. Però non dobbiamo dimenticare che creare occupazione significa anche mantenere inalterati i livelli della salute, i livelli degli inquinamenti nella nostra città. Cioè dobbiamo fare in modo che i parametri giusti vengano rispettati. Non è possibile, celandoci sempre dietro la questione dei posti di lavoro, poi possiamo pensare di doverne altri. Perché io le dico, nessuno conta quanto impiega nel comparto agricolo e quanto impiega nel comparto lattiero-caseario alla piana del Sile. Parliamo di 30.000 persone. Lei mi insegna, è del posto, non esiste un'altra azienda che impiega un numero di unità lavorative tale. Allora voglio dire, rispetto per tutti, ma rispetto delle regole. E le regole vanno rispettate, vanno fatte rispettare dagli organi preposti. Questo fino ad oggi non è stato. Allora voglio dire, se effettivamente dobbiamo continuare a mantenere sul nostro territorio lo STIR, ma a determinate condizioni, il sito di compostaggio di Eboli deve essere aumentato, implementato,
per il fabbisogno nostro, voglio dire, non possiamo dire l'immondizia nostra se la prendono gli altri, perché creeremmo il problema inverso. Però basta, veramente adesso basta. Pare che la via giusta sia stata intrapresa, domani aspettiamo con ansia i risultati di questo incontro, dopodiché ci regoleremo. Perché... Quindi scampiamo un attimo questo pericolo, certo. Però poi alziamo l'attenzione. No, ma non c'è dubbio, scampiamo il pericolo e alziamo l'asticella delle verifiche e dei controlli sul territorio, ma a tutti i livelli, sia per la parte pubblica che per la parte privata, che secondo me mai come in questo momento hanno tutto l'interesse a dimostrare che loro come parte privata hanno meno responsabilità rispetto ad altri, o viceversa. Bene, noi siamo contenti, però è ora di mettere un punto e di voltare pagina. Domanda antipatica. Sì. Alcune persone, ma chiaramente lo abbiamo visto, no? Durante la campagna elettorale, comunque diciamo che è stato sostenuto anche dal PD e da De Luca, che tra l'altro doveva venire. De Luca doveva venire. Allora, io grazie al PD non ho fatto il sindaco di questa città. Grazie al consigliere Mirra e a tutta una serie di persone che ruotano intorno al PD, proprio perché stavano contro De Luca. Quindi ancora una volta io pago sulla mia pelle i conti degli altri, ma oramai sono talmente abituato che sono diventato impermeabile. Allora confermo di aver votato De Luca alle regionali, perché pensavamo che potesse trasferire alla Regione Campania quello che ha fatto per tanti anni al Comune di Salerno, e gli va riconosciuto, anche perché nel centrodestra, per una serie di comportamenti avuti da parte di qualche rappresentante istituzionale Caldoro, nei miei riguardi e della mia famiglia, ecco, mi è sembrato doveroso dimostrare che poi, alla fine, ecco, la resa dei conti viene sempre, bisogna solo sapere aspettare e il tempo è galantuomo. Sicuramente io non ho tessere di partito, l'ultima mia tessera di partito è del 2014, tesserato con Forza Italia, è una vita e sono stato e sarò sempre di destra. Poi, ecco, pensavo, e purtroppo devo dire, vista una serie di cose, ma non è neanche De Luca in prima persona, forse un po' il circondario, parliamoci chiaro, che poi De Luca da solo difficilmente può guardare tutto, vedere tutto, però non è che debba difendere io De Luca in questo momento. Molte amiche, Alfieri, no? Grande amico di Franco Alfieri, per l'amor di Dio, infatti è stato l'unico che in campagna elettorale mi ha dato una mano, ma ricordo che i 2000 voti del PD sono andati all'attuale sindaca Cecilia Francese. Quindi voglio dire, io non ho... Cioè, in questo momento si sta staccando un poco. Io sto restituendo la realtà delle cose. Chi doveva darmi il colpo di re per farmi eleggere, sì, non c'è stato. Non è venuto proprio quella sera. Non è venuto, no, lui è arrivato all'uscita dalla strada di Battipaglia, ha saputo che c'erano alcuni facinorosi messi in giro d'arte. Questo poi è stato, il livello della campagna elettorale contro di me, però io ringraziando Dio dico, io ho preso 11.400 voti di persone per bene, solo contro 6 ex candidati a sindaco, voglio dire, e hanno vinto solo di 2.000 voti. Io non ho fatto patti nobili con nessuno, io sono un uomo libero, sono sempre stato e continuerò ad esserlo, avrei voluto dare per quel poco di responsabilità e di capacità che ho conquistato in 55 anni di marciapiede, il mio apporto alla città, per vedere di modificarla, di cambiarla. Il popolo ha voluto questo, lo stesso popolo che oggi, se andate ad interrogarlo, sono disgustati da questo modo di fare politica, da quello che sta accadendo. Io faccio spallucce, guardate, non è un problema mio, voi l'avete voluta, ve la tenete, non potete addebitare a me alcuna colpa. Torniamo subito a parlare di politica, volevo chiudere un attimo la questione domande antipatiche con il fatto che alcuni attribuiscono al comitato no al compostaggio a Battipaglia, insomma dicono che dietro ci sia lei. Questa è un'altra voce, insomma io la volevo... Allora io li ringrazio per volermi ogni volta dare paternalità, regie di cose. Allora, io sono un consigliere comunale di opposizione, sono stato candidato sindaco nella mia città, sono stato votato e rappresento 11.400 persone, cerco di farlo al meglio, poi se ogni volta se appartengo a uno, allora c'è il PD, c'è questo, c'è quell'altro, io vi dico che c'è Gerardo Motta che continua imperterrito, da uomo libero qual è, a portare avanti quelli che sono i valori che avrebbe voluto portare avanti sul comune, mettendo un po' mano alla macchina comunale,
mettendo in condizione questa città di liberarsi da tutta una serie di meccanismi che vanno avanti da anni. Poi, se mi dicono, stai dietro al comitato, stai davanti al comitato, no, io sto in prima linea e mi pare che non ne faccio nessun mistero, perché come mia abitudine e come mio solito, sono sempre in prima persona. Io non sono stato mai dietro in seconda linea, in seconda battuta. Io non sono un uomo di secondo, io sono un avanguardista, io sto sempre davanti. Quando sono convinto che le battaglie vadano portate avanti, che sono battaglie giuste, e in questo caso riguardano la mia città. Per tornare agli amici, è amico di questo, è amico di quel. Io sono amico di chi rispetta il mio territorio, di chi rispetta la mia città, di chi rispetta le persone che li hanno eletti, che li hanno votati. Quando vengono meno questi parametri, io non sono amico di nessuno, io sono amico della mia città. Ripeto, nessuno si aspettava, e anche qui molta confusione, Motta sta con la francese, Motta non sta con nessuno. Motta in questa battaglia politica e amministrativa e cittadina è a fianco dell'amministrazione, perché l'amministrazione, molto debole per certi versi, su certe cose, ma non voglio entrare nel merito, ha bisogno di coesione in questo momento, perché per me sarebbe stata una cosa facilissima, ma non avrei fatto l'interesse della mia città, non avrei fatto l'interesse del mio territorio, che è quello che va di salvaguardarlo ad ogni costo. Tornando un attimo all'amministrazione, so che non vuole entrarci, però un minimo ci passiamo, insomma, velocemente. Con questa situazione dei pattisti, viene meno la politica, cioè la politica non sta facendo bene il lavoro vero, insomma, non c'è la vera politica all'interno di questa amministrazione, non ci sono le competenze, c'è troppo personalismo, insomma, qual è il problema di questa maggioranza? Perché un problema c'è, insomma, è innegabile. È un problema aborigine, come si dice, soprattutto in campo amministrativo o nel campo legale. Quando io dicevo dai palchi che sarebbero accadute determinate cose, anche lì non mi sbagliavo, perché senza presunzione conosco il territorio, conosco le persone, ma soprattutto ci dobbiamo dire la verità. È stata fatta una coalizione per vincere le elezioni, non per amministrare la città. Allora hanno messo insieme una serie di interessi, un quacervo di interessi, completamente senza una linea politica comune, senza un progetto comune, senza, diciamo, quelle che sono le basi fondamentali della politica, che è il rispetto reciproco delle persone. Loro dovevano vincere per aggrapparsi e per conquistare la casa comunale. Bene, ce l'hanno fatta, sono passati 16 mesi del nulla, perché questa è la verità, e oggi ci ritroviamo in una città abbandonata completamente a se stesso. Faccio un esempio banale, ma le pare possibile che aprano le scuole e ci sono le caldaie che non funzionano? Io ho ricevuto telefonate da mamma, da Giovanna Versana, e io molte volte sono in imbarazzo ad intervenire su queste cose, perché poi sembra che uno voglia fare il populista, ma io le dico, lei manderebbe suo figlio a scuola dove non ci sono riscaldamenti, con il freddo che sta facendo? Allora, navigano a vista, non c'è progettazione, non c'è programmazione, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, questa è la realtà, per cui è chiaro che in tutto questo marasma vengono meno gli impegni, o vogliamo chiamarle cambiare elettorale firmate, presi proprio per prendere i voti, e questo è il risultato, perché bisognava essere chiari dal primo momento. Che cosa succederà nel prossimo anno? Lo so, dice, non sono un indovino, parlo dell'amministrazione, molti dicono, allora, insomma, la popolazione è spaccata, no? Più spaccata che mai, devo dire. Anche se poi è vero che i social, insomma, si amplificano molto questa cosa, anche eccessiva a volte, però è innegabile che ci sia una spaccatura. Una parte dice meglio che cada, è meglio che torni i commissari, un'altra parte dice no, i commissari no, perché sarebbe deleterio. Che cosa accadrebbe in questo momento? Guardi, io sono stato sempre un fautore, mi perdono se l'interrompo. Sì, vabbè, avevo finito. È meglio il peggior sindaco che il miglior commissario, io l'ho sempre detto, ma mi creda, in questa fase io non so che cosa dire, perché veramente io non so se lei qualche mattina sale al comune. Allora, un comune di una città come Battipaglia, una città di 51.000 residenti, ma sappiamo bene che le persone che la vivono sono di numero più elevato, un comune morto, una città completamente morta, abbandonata a se stessa, negozi che chiudono, una città sporca, ce lo dobbiamo dire, la vertenza con Alba che non si riesce a portare a termine. Stamattina ho letto che forse hanno risolto il problema degli stipendi, ma il problema non va risolto da qui a 30 giorni, il
problema affrontato e risolto per il futuro di un'azienda come Albanova. Io la chiamo sempre Albanova, anche se hanno cambiato i nomi, ma per me rimane sempre Albanova. Allora voglio dire, è chiaro che questa amministrazione sta dimostrando tutta l'incapacità, l'insipienza, le carenze che hanno. Perché quando 8 consiglieri su 18 prendono posizione, qualcuno l'ha fatto già da subito, quando c'erano coordinatori, vice coordinatori, sindaci ombra. Allora voglio dire, io lo sapevo che saremmo arrivati a questo, ma non perché faccio l'indovino, perché forse per l'esperienza che ho maturato in tanti anni e conoscendo le persone sapevo che prima o poi nella gruna del lago il cammello non ci passa e così è andato a finire. Il dramma però è che chi ha perso è di nuovo la città. Io ho decine di persone che mi fermano, dice noi abbiamo sbagliato. Dico, vedete, ma a me non l'ha prescritto il medico che debba fare il sindaco a tutti i costi. Però una domanda vi pongo, ma perché non vogliono farmelo fare il sindaco? Io giro la domanda ai cittadini, io ho avuto persone contro in campagna elettorale che non conosco neanche, che hanno buttato fango, velè, e oggi mi incontrano quando la mandi a casa. Ma io dico, voi ce l'avete messa e voi ve la tenete. Non è che un pacco, un oggetto, la prendi e la sposti. Sono equilibri politici, salteranno. Noi come opposizione, per quello che ci riguarda, valutiamo gli atti politici e gli atti amministrativi. Nelle battaglie importanti, dove c'è l'interesse collettivo, senza che ce lo chiedete neanche, siamo a fianco dell'amministrazione. Ma per il resto è chiaro che noi siamo critici. È quello che diciamo, mi fa piacere per certi versi, che anche il PD, che è stato diciamo, determinante per l'elezione della sindaca, oggi ha preso posizioni. Basta vedere il consigliere Mirre come si comporta su una serie di cose per capire che stanno contro anche loro. Allora, ma non è che stanno contro la persona, sia ben chiaro, stanno contro il meccanismo politico che si è creato, che è inesistente. Questa è la realtà. Ma io penso che a breve Forza Italia dovrebbe passare all'opposizione, immagino. Ma forse guardi, anche... io non lo so, le dico la verità, perché la situazione è molto fluida. Noi assistiamo quotidianamente a tutta una, ecco, i social che poi mettono il loro, a tutta una serie di invettive l'uno contro l'altro, ho detto questo, cioè, la gente che poi ci lavora su. Io direi, dico anche a queste persone, ma state più calmi e sereni, sì. Perché poi alla fine chi ne paga le conseguenze? La città. Assolutamente sì. Ripeto, questo insomma, secondo me sono le cose da valutare. Poi uno può essere simpatico, antipatico. Io dico, fate altre valutazioni. Sono d'accordo. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo e facciamo una panoramica invece sulla politica un po' più nazionale. Quindi vi aspettiamo a tra poco. Siamo di nuovo insieme con Gerardo Motta, abbiamo fatto insomma una panoramica su quella che è la situazione attuale, sia per quanto riguarda i rifiuti, sia per quanto riguarda invece la situazione amministrativa del comune di Battipaglia. Insomma, abbiamo fatto una fotografia abbastanza chiara di quello che è ora, poi vedremo in futuro. La domanda, altra domanda, insomma, sempre presa un po' dai social, dai siti internet, si parla di Motta come ipotetico futuro candidato alle politiche, si dice addirittura, insomma addirittura, vabbè, non mi sorprenderebbe onestamente, per quanto riguarda il centrodestra, la quarta gamma, insomma quella che potrà essere, sarà in futuro la quarta gamma. Com'è la sua posizione politica in questo momento e cosa pensa rispetto a una possibile reale candidatura? Perché oggi come oggi la quarta gamba potrebbe essere una bella sorpresa. Allora, io le dico la verità, io anche altri suoi colleghi mi hanno chiamato su questa cosa, perché voglio dire, è chiaro che una persona che è una città come Battipaglia, sola contro tutti, riesce a focalizzare intorno a sé 11.400 voti di preferenza senza simboli di partito. Io ricordo con orgoglio che la lista Motta sindaco, grazie ai tanti candidati che ringrazio sempre, che ricordo tutti, mi dispiace ogni tanto, ma è anche un problema di impegni, di non poterli incontrare, ma ricordo che la lista Motta sindaco ha preso 5.500 voti di preferenza, la lista di Forza Italia ha preso
circa 1000 voti, Fratelli d'Italia 1150, e diciamo sono stato quello che già dal primo turno ha preso più voti di tutti. Poi il sistema elettorale è quello che è, si fanno gli accordi non politici, si fanno altri tipi di accordo, sulle partenze famose, salvo poi arrivare ecco al punto che siamo arrivati, che forse qualche meccanismo non ha funzionato, chi pensava di poter raggiungere dei determinati obiettivi è stato tagliato fuori, quindi si rompono le alleanze. Io continuo a rimanere quello che sono stato. Ho spiegato il mio apporto al presidente De Luca, Franco Alfieri, siamo amici ed è inutile negarlo, però ripeto, io sono un uomo di centrodestra da sempre. Certo, molti stanno preoccupati per quello che lei mi ha detto, perché... Vabbè, c'è anche Tozzi, no? Che si dovrebbe candidare in Fratelli d'Italia, dicono... Sì, è chiaro, oggi siamo tutti quanti al dicono, perché voglio dire... Fino secondo me a fine gennaio. Cambierà tantissime cose. Io prendo atto però di una cosa importante, che il presidente Berlusconi, e lo ha dichiarato in più interviste, in più diciamo, momenti pubblici, ha finalmente fatto l'identikit di quali vuole che siano i suoi candidati. Imprenditori, professionisti, gente della società civile. Quindi voglio dire, già ha tracciato una serie di identikit. Ma a questo va detto una cosa, dovrebbe essere anche il centrodestra a farsi avanti e a proporre determinate cose. Io la vedo complicata, almeno sul nostro territorio. Le immagini, io ho visto, leggo sui giornali di gente che va, viene da segreterie politiche, questa. Io sono cose che ho fatto per il passato, sempre per la passione che c'è per la politica. Io mi sono candidato già due volte, nel 2006 alla Camera, con allora era Alleanza Nazionale, e riportai un risultato eccellente. Perché Battipaglia e i paesi limitrofi, che erano quelli del collegio di Battipaglia, Alleanza Nazionale raggiunse il 19,9%, tant'è che Fini volle conoscermi. Battipaglia, Alleanza Nazionale, prese 6.000 voti nel 2006. Non c'erano le preferenze, no? Non c'erano le preferenze. Però voglio dire, una città dove AN aveva l'8, il 9, il 10%, balza al 19-20%, qualche motivo ci sarà. Nel 2008, candidato nella lista del PDL, al numero 21, quindi in un posto dove sapevo già che non potevo proprio essere eletto, abbiamo fatto la nostra campagna elettorale. Facemmo eleggere il presidente della provincia con il 53% dei voti. Venivamo da un'amministrazione giovane con l'allora sindaco Barlotti, che poi a luglio, il mese dopo, andò via. Quindi altro commissariamento, e anche lì tutti che addebitano a me. Guardate, ma io li ringrazio, non ho fatto altro che prendere una persona per me, e ho avuto ragione, perché Barlotti ha vinto contro Zara, non è che ha vinto contro nessuno. Tutta la corazzata che tenevano preparata è affondata completamente. Quindi voglio dire, io sono uno che la politica del centro-destra la conosce da quando tengo i pantaloncini corti, consentitemi il passaggio. Quindi non sarebbe nulla di eclatante, nulla di che. Certo vogliamo vedere i meccanismi che poi utilizzeranno sul territorio, perché ci sono i collegi, quindi si presume che dovranno scegliere molto ampi. Battipaglia parte da Mercato San Severino, Valle dell'Irno, fino, diciamo, Ebolica, è un bel collegio. Montegagnano, certo, sì. Quindi c'è bisogno di personalità, diciamo, importanti, e noi stiamo aspettando di verificare. Certo, io patti nobili, come le hanno fatti gli altri, posso farli anche io. Può essere pure che non sono candidato, ma sarò l'ago della bilancia, non lo so. Perché una cosa è certa, che tutti i miei amici, e credetemi sono tanti, me lo hanno dimostrato, ripeto, con tanto affetto, votandomi, sapendo e difendendomi anche in situazioni dove erano tutti contro di me. Che poi alla fine la gente parla di me senza conoscermi. Perché poi una volta che mi conosce, però sa, si dice l'arroganza, questa... Quello fa parte del carattere. Io però dico una cosa, se non avessi avuto il carattere, credo, forse gli obiettivi che ho raggiunto nella vita non li avrei raggiunti. Per cui me ne faccio una ragione, io a 55 anni non è che posso cambiare il mio carattere o il mio modo di fare. Mi dispiace per chi, diciamo, si barrica dietro queste cose, però io ci sono, faccio il capogruppo consiliare,
sono all'opposizione. Come la vede la geografia politica qui da noi? No? Qualcuno parla anche della Lega, secondo lei la Lega può attecchire? Ma guardi, con questo sistema elettorale delle alleanze a livello nazionale può essere tutto. Cioè, voglio dire, però certo la vedo complessa, complicata, in un territorio dove il PD è forte, dove i 5 Stelle faranno la loro parte, o metti persone che radicate, credibili sul territorio, che abbiano anche una storia, che magari, voglio dire, non hanno avuto fortuna come altri che per intere legislature hanno fatto i parlamentari di onorevoli senatori, però hanno partecipato sempre in modo attivo alla vita della politica. Ma non parlo solo di me, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Vedremo. Anche perché con questi listini fondamentalmente si rischierebbe che magari i partiti che hanno magari più visibilità, tipo Forza Italia, potrebbero addirittura essere eletti e prendere poi altri da altri. Diciamo che con questo nuovo sistema elettorale del 64% eletto nel proporzionale e il 26% nei collegi uninominali, tutto può accadere. Anche perché lei, abbiamo parlato del collegio camerale, ma lei guardi il collegio senatoriale. Noi siamo stati inseriti insieme a Nola, Castellammare. Cioè, voglio dire, e come si fa a individuare persone che possono andare nel listino? Poi il listino può essere il primo. Sì. Forse. E dipende dal partito. Esatto, forse il secondo, ma già al Senato ognuno cammina con la propria lista. Quindi è un sistema molto complesso. E questa storia di Contursi, cosa ne pensa? Ma la storia di Contursi, Campagna, ecco lì, Contursi, sì, vedo. Colliano, li vedo, se voglio dire, sì. Sono le storture all'italiana. Stamattina mi sembra di aver sentito il sindaco di Contursi e lui diceva appunto che avrebbero tentato il tutto per tutto per rimettere le cose a posto, perché dice, non avremmo mai rappresentanti del territorio. Vedi, la stortura è anche il fatto senatoriale, il collegio senatoriale. Ma Battipaglia che c'entra, scusatemi, con l'Interland napoletano, cioè, però è stranissimo, però l'hanno fatto. Con città grandissime poi. Oltretutto dove sono molto radicati meccanismi, situazioni, quindi voglio dire, alla fine è tutto più complicato. E, diciamo, l'alta valle del Sele è stata penalizzata perché, ripeto, parliamo di Oliveto, Colliano, Contursi, Valva, Laviano, Palomonte, che ci azzeccano con Real Irpina, cioè, nulla, speriamo insomma che rivedano questa cosa. Poi le volevo chiedere, non le sembra un po' strano, no, che vanno a fare un'operazione così importante come quella del sito di compostaggio a Battipaglia proprio in un momento preelettorale? Infatti sentivo che alcuni esponenti del PD avevano paura di questo collegio nostro dove c'è, certo, Battipaglia e Deboli, perché sanno, diciamocelo, no, che insomma anche lo stesso Salvini potrebbe temere. Io credo una cosa, a meno che poi Battipaglia, parlo di Battipaglia, la nostra città è una città strana, che non si possa non tener conto di questa cosa, perché vedete, noi abbiamo scongiurato le fonderie Pisano e lei ricorda la battaglia che è stata fatta, che secondo me erano già improponibili, che qui stiamo sempre a dire, no, faranno un impianto moderno, tenetevelo a Salerno, se è talmente moderno, è talmente funzionale, è talmente antinquinante, perché lo dovete portare da noi, scusate? No, perché per i posti di lavoro, la solita storia, vogliamo vedere allo stile di Battipaglia su 70-80 persone, quante persone sono di Battipaglia, è la storia di sempre, quindi la facessero finita, cioè Battipaglia, ripeto, deve ricordare quello che sta accadendo, perché non hanno rispetto. Io ho avuto, diciamo, anche in altre interviste che ho rilasciato, su Bonavitano non si può permettere di offendere l'intelligenza e la dignità della gente di Battipaglia. Non si deve sì, proprio permettere. Proprio una caduta di stile. Chernobyl, ma se è così bella, così a po', tienitela a Salerno. No, perché il sito di Salerno... No, ma quello è chiuso. E quello è chiuso, perciò non emette emissioni, non emette nulla. Ma pensate veramente che avete a che fare con dei dilettanti allo sbaraglio? A me dispiace se qualcuno della nostra città vi ha dato questa impressione. Allora, io pretendo da cittadino, oltre che da consigliere comunale, e quindi rappresentante nella nostra città, sul territorio di migliaia di persone, che le scelte si condividano. Voi avete intenzione di fare questo? Venite, vi sedete con l'amministrazione, con le associazioni, con i comitati, ai quali va tutto il nostro ringraziamento per tutto quello che hanno fatto. Ma che significa che improvvisamente decidono sul nostro territorio, senza che noi sappiamo nulla?
Vedremo anche le prossime politiche come si comporteranno. Vedremo, io ripeto, mi auguro che ecco, la gente abbia memoria lunga. Su questo io poi i cittadini poi sono bravi, a volte sembrano distratti. Però sa, Battipaglia è una città strana, questa è la verità. Ci auguriamo, insomma, non possiamo esprimerci, però ci ricorderemo di tutto questo. Tornando alle politiche, ci sarà qualche candidato a Battipaglia oltre a quelli Ma io credo che ce ne sarà più di qualcuno, almeno da quello che leggo. Più di qualcuno. Eh beh, si parlava di, lei ha detto Tozzi. Ugo Tozzi, sì, vabbè, c'è Inverso, qualche altro che ho saputo, voglio dire. Ma ripeto, vedremo. Ma ben venga, insomma, no, che ci siano dei candidati del nostro territorio. Che ci siano candidati credibili che possono fare gli interessi del territorio, che siano rappresentativi del nostro territorio, perché poi andare a Roma a fare l'onorevole senza, diciamo, costruire nulla a livello progettuale, a livello occupazionale. Ma poi penso ci vogliono più dei 5.000, 6.000, 10.000 voti, credo. Credo proprio di sì. Insomma, bisogna misurarsi anche con quello. Per cui, voglio dire, avere insomma consensi un po' in tutta la provincia o in tutto il sud della provincia. Certo. No, sono collegi da circa 250.000 elettori, quindi insomma, voglio dire, non è cosa da poco. Complicata. Però sarà una bella battaglia. Quindi. Vabbè, tanto poi ci ritroviamo. Ma sicuramente. Allora, penso che ci siamo detti tutto, sicuramente sì, tanto domani avremo sì. La conferenza dei servizi, sicuramente certo. Ne sapremo qualcosa in più, mi raccomando voi state sempre attenti e vigili, il nostro TG tutti i giorni, in modo che vi informeremo, ci sono tante riunioni in questi giorni, cercheremo di seguirle tutte e di darvi poi informazioni rispetto a quello che si è detto. Io ringrazio Gerardo Motta per sono la disponibilità. Sono io che ringrazio voi per avermi invitato. Ci rivediamo prestissimo e grazie a voi come sempre per la vostra attenzione. Buona serata. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta, in via Cupa Filetti a Battipaglia.